video del progetto V-Store 2 ci mostra come questo si è inserito all'interno di un contesto ambientale di pregio, sia per la componente floristica che per quella faunistica. Valle Vecchia, infatti, costituisce un'area di elevata complessità ecologica, formata da un ricco mosaico di situazioni diverse, le cui tessere sono costituite da ambienti agroforestali, lagunari, palustri e di litorale sabbioso. Federico Vianello di Veneto Agricoltura ci spiega l'importanza ambientale di Valle Vecchia. Valle Vecchia è un'azienda agricola della regione Veneto, gestita da Veneto Agricoltura e si trova tra Caorle e Bibione, due importanti centri balneari. Per la sua importanza ambientale, Valle Vecchia è tutelata a livello europeo come sito di importanza comunitaria e zona di protezione speciale, in particolare per la presenza di una ricca componente di avifauna. I SIC, siti di importanza comunitaria, sono aree di cui è riconosciuta a livello europeo la valenza naturalistica per il pregio degli habitat in essa presenti. Nel SIC Laguna di Caorle, foce del Tagliamento, sono presenti tra gli altri le dune compinete, le dune costiere a vegetazione erbacea, dette anche dune grigie, le paludi calcaree e le steppe mediterranee. Buona parte dell'area retrocostiera è invece inserita nella ZPS, zona di protezione speciale, Valle Vecchia, Zumelle, Valli di Bibione. Le ZPS sono tutelate principalmente per le specie di uccelli che vi nidificano o transitano nei diversi periodi dell'anno. La ZPS di Valle Vecchia si presenta con un paesaggio agrario aperto, a cui si associano boschi, sistemi di siepi campestri ed aree umide. Proprio i vasti appezzamenti agrari circondati e alternati a zone più naturali costituiscono il pregio ambientale dell'area, dato che rappresentano l'habitat di alimentazione e nidificazione di varie specie ornitiche. Federico Vianello adesso ci spiega come è stato condotto il monitoraggio ambientale del progetto V-Store 2. Abbiamo scelto di individuare i vantaggi per l'erpetofauna, ovvero anfibi e rettili, e i vantaggi per gli uccelli, l'avifauna, di cui disponiamo di un database ormai decennale. Per quanto riguarda l'erpetofauna, il monitoraggio si svolge in quattro transetti che riguardano l'area agricola di Valle Vecchia. In questi quattro transetti in un anno abbiamo censito quattro specie di anfibi e sette specie di rettili. La più interessante è la presenza della tartaruga palustre. In particolare i monitoraggi verificano le variazioni in termini di aumento della popolazione per quelle specie particolarmente legate alle zone agrarie che si avvantaggiano della presenza di bacini, fossi o canali in cui vi sia presenza temporanea o permanente di acqua dolce o salinità mitigata. Per gli uccelli, invece, delle 250 specie presenti a Valle Vecchia, ne stiamo monitorando circa 90, che sono quelle legate alle zone agricole in cui si sta svolgendo il progetto. Le specie target del monitoraggio avifaunistico sono i piccoli uccelli di canneto, il canareccione, la canaiola verdognola e le molte specie di anatre, in particolare le anatre tuffatrici e le anatre di superfici. Oggi l'azienda ha raggiunto un buon equilibrio tra agricoltura ed ambiente. Veneto Agricoltura gestisce una superficie di oltre 750 ettari, dei quali 630 sono destinati all'azienda agricola sperimentale. Il sistema forestale, creato negli anni, ormai conta 56 ettari di pineta litoranea, 130 ettari di boschi planiziali litoranei e oltre 20 chilometri di siepi campestri. Completano il quadro 60 ettari di zone umide, ambienti che assieme alle zone prative e alle grandi aree coltivate rappresentano habitat importanti per molte specie animali. I risultati del monitoraggio dimostrano come finora il mantenimento dell'acqua dolce all'interno del comprensorio di Valle Vecchia aiuti quelle specie di uccelli, anfibi e rettili attratti
dalla presenza di questi habitat. L'azienda agricola Valle Vecchia è oggi la dimostrazione concreta di come l'agricoltura, attuata secondo modalità sostenibili, possa integrarsi positivamente con il territorio e diventare un'importante tessera ambientale nel complesso mosaico degli ecosistemi. Thank you.